Si è tenuto presso il chiostro della fabbrica di San Domenico l'incontro dal titolo Terreno Fertile, organizzato dal Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà e PRC, Federazione della Sinistra. Ad intervenire tre personalità di spicco dei partiti organizzatori, rispettivamente Guglielmo Minervini, Tommaso Minervini e Antonello Zaza, che per la prima volta, dopo divergenze passate, si sono confrontati pubblicamente sul tema del territorio in tutte le sue declinazioni, cercando di giungere ad un punto d'incontro che metta da parte i particolarismi e si concentri unicamente sulla creazione di un'alternativa per il buon governo della città di Molfetta. Motto della serata è stato «Il vento sta cambiando», scritto su aeroplani di carta, a sintetizzare una spinta al cambiamento, a cominciare dal referendum del 12 e 13 giugno sull'acqua pubblica, il nucleare e il legittimo impedimento. Qual è e come si costituisce una buona alternativa per il governo della città? A partire dai valori, perché è un confronto fra sistemi, un sistema collettivo che vuole creare una comunità in cui tutti si sentono compartecipi rispetto a un sistema piramidale. Insomma, quindi si parte dai valori, perché Molfetta ha tante potenzialità, ma le deve mettere in sinergia, in armonia. Credo che le parole chiave oggi debbano essere armonia e bellezza di una comunità che ha tante potenzialità e le deve saper esprimere. L'incontro verte su un'analisi del territorio a 360 gradi, ma come effettivamente possiamo prenderci cura del territorio di Molfetta? Ma l'analisi parte dalla situazione dello stato attuale, in cui spesso la gestione del territorio è andata di pari passo con uno sviluppo sfrenato, diciamo, dell'urbanistica, che non ha sempre tenuto conto della qualità della vita dei quartieri. Basti vedere la situazione nei nuovi quartieri di espansione, l'incapacità di mettere su dei quartieri che accanto alle case presentasse servizi ai cittadini, o anche, diciamo, la destinazione delle aree previste a verde piuttosto, diciamo, che puntare sul miglioramento della qualità della vita. È la stessa cosa che potremmo dire allargando l'analisi a quello che succede nella nostra zona industriale, con un problema sempre più evidente per chi ci lavora, soprattutto in alcuni periodi quando per esempio piove, piuttosto che la situazione, diciamo, della nostra città, dalle buche alle coste abbandonate a se stesse, ad un'elaborazione del piano dell'agro che non tiene conto delle reali prospettive di sviluppo di un comparto, quello agricolo, che è anche un comparto di qualità qui a Molfetta, ma si presenta come un ulteriore momento, diciamo, di cementificazione e di espansione, diciamo, urbanistica nel nostro territorio. È necessario ripartire da questa analisi per ripensare la gestione del territorio, per mettere in campo idee che vadano nella direzione della riqualificazione dei nostri quartieri, che vadano nella direzione di dotare gli stessi di servizi ai cittadini, che vada nella direzione anche, per esempio, per quanto riguarda il comparto produttivo della città, di dare servizi alle imprese nella nostra zona industriale e non svenderla ulteriormente al commercio, alla grande distribuzione, che di fatto ha trasformato la zona industriale in una zona puramente commerciale. È necessario mettere in campo tutte le forze utili per ripensare al nostro fronte mare, per pensare anche ad una progettazione nelle zone di quattro, che sono quelle al servizio, diciamo, del turismo, e che tenga conto di criteri di qualità, di bioarchitettura, che vada a garantire insediamenti ma al tempo stesso a preservare il territorio stesso, evitando per esempio che sorgano come funghi, così a Ponente come a Levante, pompe di benzina. E spacciare questo per turismo non so se sia possibile. Noi abbiamo in mente un'idea diversa, un'idea che vogliamo mettere in campo sulla base anche dell'ascolto e della partecipazione. Come i dati proprio di ieri ci dimostrano, lì dove si è in grado di mettere in campo una forte, diciamo, iniziativa che fa del rinnovamento l'elemento cardine, che tiene conto, diciamo, di un binomio forte tra partiti e cittadini, che mette insieme e allarga anche spazi di democrazia, ecco, lì dove si fa questo è possibile pensare a idee di città che tengano conto dei reali bisogni dei cittadini e non sempre, diciamo, degli affari, come spesso nella nostra città accade, soprattutto sul territorio e sulla pelle dei cittadini stessi. Quanto è importante questo referendum per la Puglia ma anche per Molfetta?
È importante perché in una fase come questa di crisi, in cui le persone sentono che il terreno sotto i piedi scappa via e cadono tutte le certezze, ti senti insicuro, esposto e fragile, beh, in questo tempo riaffermare la centralità dei beni comuni, delle cose che servono a garantire tutti non solo qualità della vita ma pari opportunità di accesso, bene, riaffermare la centralità dei beni comuni penso che sia un gesto politico in qualche modo obbligato. Abbiamo vissuto in un'Italia in questo ultimo periodo convinta esattamente del contrario, che bisognava togliersi le cose comuni perché è un impiccio, lasciare libere le persone di essere sole e quindi anche più capaci, più efficaci. Invece oggi scopriamo che proprio in una fase di crisi abbiamo bisogno di tenerci con le mani congiunte, di tenerci per le mani, e perché solo questo può rendere meno soli e meno vulnerabili ciascuno di noi.